Primo racconto che vi leggo si chiama Dolce Notte. Lei, nel sonno, mandò un debole lamento. A capo dell'altro letto, lui, seduto sul divano, stava leggendo al raccolto lume di una lampada. Alzò gli sguardi. Lei ebbe un lieve fremito. Agitò la testa come per liberarsi di qualcosa. Aprì gli occhi e fissò l'uomo con espressione di stupore. Quasi lo vedesse per la prima volta. Poi ebbe un lieve sorriso. Che cosa c'è, cara? Niente, non so perché, ma sento una specie di inquietudine, di affanno. Sei un po' stanca del viaggio. Ogni volta è così. E poi hai qualche linea di febbre. Non farci caso, domattina sarà tutto passato. Lei tacque per qualche secondo, sempre fissandolo con gli occhi spalancati. Per loro, che venivano dalla città, il silenzio della vecchia casa di campagna era addirittura esagerato. Un tale blocco ermetico di silenzio che sembrava ci fosse nascosta dentro un'attesa, come se i muri, le travi, i mobili, tutto, trattenessero il respiro. Poi disse Pieta: Carlo, che cosa c'è in giardino? In giardino? Carlo, ti prego, già che sei ancora alzato, ti prego, dai un'occhiata fuori. Ho come la sensazione che ci sia qualcuno. Ma che idea! Chi vuoi che ci sia in giardino adesso? I ladri? E rise. Hanno di meglio i ladri che ronzare intorno a vecchie bicocche come questa. Ti prego, Carlo, dai un'occhiata. Egli si alzò, aprì i vetri della persiana, guardò fuori, restò attonito. Nel pomeriggio c'era stato un temporale ed ora, in un'atmosfera di quasi incredibile purezza, la luna di tre quarti illuminava straordinariamente il giardino, immobile, deserto e silenzioso, perché i grilli e le rane fanno parte appunto del silenzio. Era un giardino molto semplice, fatto di un prato liscio con un vialetto di ghiaia bianca che formava anello, irraggiandosi in varie diramazioni. E solo intorno c'era una bordatura di fiori. Ma era pure il giardino della sua infanzia, un dolente pezzo della sua vita, un simbolo di perdute felicità. E sempre, nelle notti di luna, sembrava parlare a lui con appassionate e indecifrabili allusioni. A levante, contro luce e perciò nera, una barriera di carpini traforata ad archi. A sud, una bassa siepe di bosso. A nord, la scala che menava all'orto e il romantico edificio del granaio. A occidente, la casa. Tutto riposava in quel modo ispirato e meraviglioso con cui la natura dorme sotto la luna e che nessuno è mai riuscito a spiegare. Tuttavia, come sempre, lo spettacolo gli dava uno struggimento profondo, quasi per una bellezza espressiva che egli poteva sì contemplare, ma non avrebbe mai potuto fare sua. «Carlo!» chiamò Maria dal letto inquieta, vedendo che lui stava là immobile a guardare. «Chi c'è?» Egli chiuse la finestra, lasciando aperte le persiane, e si volse. «Nessuno, cara. C'è una luna stupenda. Non ho mai visto una simile pace.» Riprese il libro e tornò a sedersi sul divano. Erano le 11:10. In quel momento preciso, all'estremità sud-est del giardino, nell'ombra proiettata dai carpini, il coperchio di una botola dissimulata fra l'erba cominciò a sollevarsi a scatti, spostandosi da un lato e liberando l'apertura di un cunicolo che si perdeva sottoterra. D'impeto, un essere tozzo e nerastro ne sbucò, si mise a correre con rapidità frenetica zigzag.
Aggrappata a uno stelo, una cavalletta bambina riposava, beata, il tenero addome verde palpitando con grazia al ritmo della respirazione. Gli uncini del ragno botola le si affondarono con rabbia nel torace, squarciandolo. Il corpicino si divincolò facendo scattare le lunghe gambe posteriori. Una volta sola però, già gli orridi rampini avevano divelto il capo e ora si immergevano nel ventre. Dagli squarci sgorgò il succo addominale che il carnefice si mise a succhiare avidamente. Assorbito dalla demoniaca voluttà del pasto, non si accorse in tempo di una gigantesca sagoma scura che si avvicinava alle spalle. Slack! Stringendo ancora la sua vittima fra le zampe, il ragno scomparve per sempre nelle fauci del rospo. Ma tutto nel giardino era divina quiete e poesia. Una siringa velenosa sprofondò nella soffice polpa di una chiocciola che si stava spostando verso l'orto. Riuscì a percorrere ancora 2 centimetri con la testa che girava, poi si accorse che il piede non le obbediva più e capì di essere perduta. Benché le si stesse annebbiando la coscienza, sentì le mandibole della larva assalitrice che le scardinavano via furiosamente blocchi di carne, scavando caverne atroci nel suo bel corpo grasso ed elastico di cui era così orgogliosa. Nell'ultimo palpito della obbrobriosa agonia, fece ancora in tempo a notare con un barlume di conforto che la larva maledetta era stata arpionata da un ragno lupo e dilaniata in un baleno. Poco più in là, tenero idillio, con la sua lanterna intermittenza accesa al massimo, un lucciolone girava intorno al fisso lume di una appetitosa femminuccia languidamente distesa su una foglia. Sì o no? Sì o no? Le si portò accanto, tentò una carezza, lei lasciava fare. L'orgasmo dell'amore gli fece dimenticare quale inferno fosse un prato in una notte di luna. Nell'atto che abbracciava la sua donna, un carabo dorato con un solo colpo lo sventrò definitivamente spalancandolo da qui fin qui. Il suo fanalino continuava a palpitare chiedendo sì o no, e il predone l'aveva già mezzo ingoiato. In quel mentre ci fu un selvaggio tramestio a distanza di neppure mezzo metro, ma fu questione di secondi. Qualcosa di enorme calò fulmineo e soffice dall'alto. Il rospo di prima sentì un fatale spasimo nel dorso. Cercò di voltarsi, ma già si librava nell'aria, tra le grinfie di un barbagianni veterano. Ma a guardare non si vedeva niente. Tutto nel giardino era poesia e quiete divina. Kermesse della morte era cominciata al calare delle tenebre. Adesso era il colmo della frenesia e sarebbe continuata fino all'alba. Dovunque era massacro, carneficina, supplizio. Scalpelli che sfondavano crani, uncini che scavezzavano gambe, scoperchiavano squame e rimestavano nelle viscere. Tenaglie che schiantavano scaglie, punteruoli che infilzavano, denti che trituravano, aghi che inoculavano, veleni e anestetici, fili che imprigionavano, succhi erosivi che li cuocivano, liquefacevano gli schiavi ancora vivi. Dai più minuscoli abitatori dei muschi, i rotiferi, i tardigradi, le amebe, le tecamebe, alle larve, ai ragni, ai carabidi, ai centopiedi, su, su fino agli orbettini, agli scorpioni, ai rospi, alle talpe, ai gufi, lo sterminato esercito degli assassini di strada si scatenava al macello, trucidando, torturando, dilaniando, squartando e divorando. Come se in una grande città ogni notte decine di migliaia di manigoldi assetati di sangue e armati fino ai denti uscissero dalle tane, penetrassero nelle case e sgozzassero la gente nel sonno. Tace all'improvviso, laggiù in fondo, il caruso dei grilli, accoppato malamente da una talpa. Si spegne, apre la siepe, la lampadina della lucciola, fracassata da un morso di carabide. Svanisce in un singulto il canto della rana, avvinghiata da una biscia, e la farfallina non torna più a battere contro i vetri della finestra illuminata. Con le ali sconciate brutalmente, essa si contorce, imprigionata nello stomaco del pipistrello. Terrore, angoscia, strazio, agonia e morte per mille e mille altre creature di Dio è il sonno notturno di un giardino di 30 metri per 20. E lo stesso avviene nelle campagne intorno. E lo stesso
è al di là, dalle montagne che risplendono di vita gli riflessi alla luna, pallide e misteriose. E per l'intera superficie del mondo è lo stesso dovunque, appena scende la notte. Sterminio, annientamento e carnaio. E quando la notte dilegua e il sole compare, un'altra carneficina comincia, con altri assassini di strada, con uguale ferocia. Così è stato dal tempo dei tempi, e così sarà per i secoli dei secoli, fino alla consumazione del mondo. Mariana si agita sul letto con rotte e incomprensibili voci, poi di nuovo spalanca gli occhi spaventata. Carlo, se tu sapessi che terribile sogno ho fatto! Ho sognato che qua fuori in giardino stavano uccidendo uno! Beh, cerca di metterti quieta, cara. Adesso vengo a dormire anch'io. Carlo, non arrabbiarti. Ma ho ancora quella strana sensazione, non so, come se fuori in giardino stesse succedendo qualcosa. Ma che ti metti in mente? Non dirmi di no, Carlo, ti prego. Vorrei proprio che tu dessi un'occhiata fuori. Lui scuote la testa e sorride. Si alza, apre i vetri e guarda. Il mondo giace in una quiete immensa, inondato dalla luce di luna. Ancora quel senso di incantesimo, ancora quell'arcano struggimento. Dormi tranquilla, cara, non c'è anima viva. Non ho mai visto tanta pace.